Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Voglio fare un video, una sorta di vlog per riassumervi un pochino quella che è stata l'esperienza finora su EVE, perché ho visto che alcuni di voi si sono interessati, hanno chiesto come fare a giocare, insomma, hanno detto lo sto riprovando, lo sto riprovando. Allora, io ho giocato un po' con Farah e ho superato il mese e mezzo, insomma, perché ho già fatto un rinnovo e ho anche investito dei soldi perché investendo dei plex, voi potete comprandoli, erano scontati sui 30 euro o 33 euro, insomma una cifra che non è neanche poco. Sono riuscito a prendermi un po' di plex che possono essere convertiti in soldi, li ho convertiti in soldi ottenendo quasi 4 miliardi di gioco, calcolate che 1 miliardo e 6 vi consentono di rinnovare il gioco di un mese. E mi sono comprato un po' di injector, quindi un po' di skill point. Per ogni plex, ogni injector consentiva di saltare circa 10 giorni di skilling. Io ho 138 giorni ancora con tutte queste skill qui che avevo messo tempo fa e avevo anche potenziato la Planet Management. Queste skill adesso mi consentono perlomeno di cominciare. Quindi lo sfruttamento dei pianeti. Cosa è successo? Beh, allora Farah, che era il mio mentore, mi ha portato in Corp, che conoscete anche voi su Discord, purtroppo ha avuto dei problemi e non ha più potuto giocare. Io ero stato presentato da lui in Corp e mi hanno buttato fuori. In sintesi mi hanno detto: non hai mai fatto niente, noi quando eravamo in battaglia eri anche tu in Nullsec come noi. In Nullsec vi ricordo che sono quei settori senza sicurezza, senza security status, quindi da 0 a meno 1, e non ci hai mai aiutato, non hai mai fatto niente. E questo mi ha fatto un pochino riflettere perché mi ritrovo improvvisamente senza una corp, quindi non ho più la mia corp. Non ho più la possibilità di tornare e recuperare tutta la roba che avevo là. E circa si parla di circa 600 milioni di roba e le navi che avevo là. Io ero tornato qui a Gita, perché in pratica voi potete crearvi un clone di voi stessi e usarlo una volta ogni 24 ore, quindi tornare in un altro punto. Ero tornato qui, mi ero comprato gli injector e mi ero comprato anche questa bella nave. Ne avevo comprate anche altre, della verità, perché volevo fare anche un video in pratica dove io caricavo, smontavo questa nave, la caricavo insieme a un'altra nave bella grossa, la caricavo su questa. All'interno di questa nave qui ci sono, pensate, una nave più o meno lunga come questa, un po' più corta, per l'esplorazione, cioè per lo scavo planetario. Infatti, se andiamo a vedere all'interno ci sono dei centri di comando per scavare da pianeti gassosi, ghiacciati, devastati, insomma, temperati, oceanici. E avrei smontato anche quella nave, appunto, che abbiamo visto prima. Qua dentro avrei tentato un viaggio assurdo di 17 salti tra rischi e pericoli di essere esploso per tornare là. Ma questa sera scopro che mi hanno buttato fuori perché. Quindi le conclusioni sono queste: io smetto di giocare perché grazie a Farah ero andato là e in Nullsec si guadagna bene, ma al tempo stesso non mi è neanche stato mai detto: guarda, non ti stiamo vedendo molto, però dovresti contribuire. E mi è stato detto appunto: non hai contribuito, ma io in realtà già pensavo di comunicare, di dire: guardate, e sto cercando di tornare di là, tornare da voi. Ho passato 3 giorni a scansionare dei wormhole, dei buchi neri, insomma, e non ho trovato nulla. Quindi un attimo che torno e ditemi anche che cosa devo aver bisogno. Quindi il discorso è questo, e la morale di questo breve video è questa: EVE è un gioco stupendo, ma il dubbio che avevo sin dall'inizio è che chiede dedizione, ma quanta? E io devo dirvi tanta, nel senso che io devo registrare video per il canale, ho anche altri giochi che mi piacciono, a questo gioco ci ho giocato, ci ho investito anche dei soldi e purtroppo mi sono ritrovato senza più niente, senza una mazza perché non posso tornare là. Ovvio, posso giocarmela qui in iSec e esplorare i buchi neri. È ovvio, io non sono un tipo da Discord che entra, sta in silenzio, ascolta gli altri, parla. Se voi siete così, siete molto social. Io lo sono già per lavoro social, quindi non intendo YouTube, il mio lavoro vero. E quindi, insomma, ci sono rimasto male. Io credo che quando un gioco arrivi al punto di farti rimanere male, di starci male per qualcosa, in questo caso questa espulsione, credo che si stia sforando il significato di gioco e si debba smettere immediatamente.
Mi dispiace, sono amareggiato adesso fare. Io spero un giorno tornerà a giocarci, potremmo riparlarne, insomma, ed è anche uno dei motivi per cui io dipendevo da lui, uno dei motivi per cui io, anche quando voi mi dite vieni a giocare, io non lo faccio perché le persone poi magari hanno altro da fare, altri impegni imprevisti, insomma, io non voglio essere legato a nessuno. Io ringrazio Farah. Ringrazio la Corp che mi ha tenuto fino a oggi pomeriggio, insomma. Avrei voluto comunque fare di più, avrei voluto per la mia tranquillità dargli un introito, dargli parte dei miei guadagni per poter continuare a star lì. E purtroppo sarà stato un malinteso, non lo so, non mi è stato possibile, quindi io adesso mi ritrovo completamente a piedi. Ma con delle basi, una base economica, 1 miliardo e qualcosa, 1 miliardo e 100 milioni circa, un totale di valore di 2 miliardi e 2 tra tutto quello che possiedo, quindi mi hanno dato le basi, li ringrazio comunque. Ora dico, ragazzi, io non so, chiedo a voi, ditemi qua sotto, dato che alcuni di voi hanno iniziato IV, ditemi un pochino qual è stata la vostra esperienza. Poi ovvio, si potrebbe anche pensare di fare qualcosa a livello di canale, tra voi, me e organizzare qualcosa. Ma in realtà i compromessi dovrebbero essere veramente eccessivi perché dovremmo giocare solo a IV tutti insieme per poter fare qualcosa. Ovvio, una stazione spaziale è impossibile da fare. Ragazzi, bisogna giocarci 24 ore al giorno per 2 anni per poter fare una cosa del genere. Qualche escursione si può anche fare. Ovvio, io adesso mi ritrovo abbastanza inchiuletto perché ho innovato da poco e il mese, quindi ho tutto un altro mese, ma ad aprile. Quindi insomma, io spero che Fara possa tornare un giorno per poter darmi ancora una mano, ma nel frattempo torno carico a fare video per YouTube e magari dedicarmi a qualche gioco spaziale, magari single player, che per cui non, magari non vengo accusato, insomma, di essere così. È una vera trasposizione della vita reale, un po' come se voi andate e vi iscrivete a un circolo che vi dà accesso ai suoi locali e voi dovete fare, e voi non vi fate mai vedere, voi fate i cazzi vostri, insomma, è quello che ho un po' fatto io, forse, e vi butterebbero fuori. Quindi bisogna un attimino chiarirsi la mente prima di cominciare una cosa del genere e dire io voglio davvero giocare a questo, io vi dico amo visceralmente le astronavi e lo spazio. Io passo il mio tempo a guardare serie TV e documentari sullo spazio. Seguo anche Link for Universe, seguo un sacco di altre cose. Sono stato un grande fan di Kerbal, dei film. Star Trek, sono probabilmente uno dei più grandi fan della mia provincia perché ho visto tutte le stagioni 2 volte in 9 anni. Quindi, insomma, io amo questa ambientazione e avevo anche pensato di comprarmi dei libri. Ora, questa era stata l'unica colpa che mi aveva accolto, mentre le altre mi avevano schifato e ora non ho più niente da fare, insomma, quindi. E niente, attendo la vostra esperienza dopo questo vlog di sfogo. E non temete perché comunque questo non è il video di oggi, poi nel pomeriggio, probabilmente all'una o alle due, rilascerò un video con un gioco. Mentre un giorno di questa settimana dovrebbe essere dedicato al video di Necess. Ricordate che quel gioco in pixel grafica ve l'avevo portato con episodio 1. Vi chiedo adesso se siete interessati a vedere l'episodio 2, se siete arrivati fino a questo punto del video. Se vi interessa il secondo episodio di Necess, volete vedere, volete che ve lo pubblichi come video della settimana. Se invece non lo volete, fatemi sapere. Insomma, non lo pubblico. Fatemi sapere, ragazzi, e un saluto a tutti. Alla prossima e ciao ciao.